Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi nuovo video di cosa vi parlerò. Vi parlerò di un prodotto che è uscito da poco tempo su Yves Rocher, che è la polvere esfoliante, questa qua, che è 100% di origine naturale, indicata per tutti i tipi di pelle. Sono 35 grammi di prodotto, prezzo pieno 12,95, però molto spesso lo trovate sul catalogo scontato a 9,95 euro, o se no lo trovate abbinato polvere esfoliante più detergente viso a 12,95 euro. In cosa consiste questa polvere? È una polvere che va aggiunta appunto al vostro detergente viso abituale, che può essere di Yves Rocher oppure di qualsiasi altro marchio, e che lo rende uno scrub viso. La cosa comoda è il fatto che voi potete, mettendo più polvere o mettendone meno, potete decidere il grado di azione scrubbante del vostro detergente viso, appunto. Quindi è come se lo creaste voi e potete decidere se farlo più scrubbante o meno. Quindi, se avete una pelle sensibile, magari mettete un attimino meno di polvere; se invece preferite uno scrub un po' più intensivo, ne mettete di più. Io l'ho già provato tipo 2 o 3 volte, e vi posso dire che non ne ho messa tanto in realtà di polvere, ne ho messa pochina. Scrubba bene, è comunque uno scrub che trovo delicato perché la polvere è molto molto fine, quindi secondo me è perfetto per chi ha una pelle comunque delicata. La cosa che però non mi è piaciuta, e ve lo dico subito, è il fatto che non c'è un dosatore, quindi come potete vedere il tappo qui è libero e dovete stare attente a non far uscire troppa polvere. Quindi non l'ho trovato comodo a livello di dosatore. Magari rivedrei un secondino, sinceramente, il packaging. È molto facile da utilizzare. Per il resto prendete un po' di detergente viso, aggiungete un po' di polverina, e vi ripeto, sarebbe meglio ci fosse, non so, un dosatore diverso. Lo andate un attimino a mescolare e poi fate il vostro scrub normale. Qui indica di farlo da 1 a 2 volte a settimana, ed indica di farlo o col detergente viso Hydra Vegetal di Brochet o col Sebo Vegetal, però voi potete tranquillamente aggiungerlo al vostro detergente viso abituale. E vi lascerò a fine video la foto dell'INCI, così chi è attento all'INCI, magari ne capisce anche un po' più di me, può farsi un'idea migliore di questo prodotto. Niente, questo è quanto. Fatemi sapere voi se avete già provato questa polvere esfoliante o meno. Io vi mando un grande bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!